L'Italia che va. Storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo. Bentornati all'ascolto dell'Italia che va, storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo. È mercoledì e da poco sono scoccate le 7:20 qui su GR Parlamento. Daniel Della Seta con voi per una puntata quest'oggi dedicata alla ricerca scientifica, alla medicina, alle nuove politiche sanitarie, a delle campagne importanti per la popolazione. La storia a seguire, frutto di una lettera di una nostra ascoltatrice che ci ha scritto a italiachevacchiocciolarai.it, anzi attraverso i nostri social, scrivendoci proprio un messaggio da Facebook, descrivendoci la sua odissea fatta di 7 operazioni a seguito di un intervento di oncologia mammaria. Ebbene, la storia di Carla è una storia da ascoltare attentamente, autrice e profuso tutte le energie nella realizzazione di un sogno che potesse alleviare le sofferenze di tante donne operate proprio al seno, e siamo proprio nel mese anche della prevenzione per i tumori del seno. Questa è una storia che ci ha molto colpito anche per i contenuti di una vicenda che vede al centro una giovane donna che negli anni si è industriata anche per dare una risposta a molte domande, in primis a molte domande che riguardano la propria condizione. Questa nostra ascoltatrice ha messo a punto un qualche cosa che potrebbe davvero essere innovativo, vale a dire ha realizzato, ideandolo e realizzandolo anche con un vero e proprio prototipo, un reggiseno post-operatorio che consente con la sua struttura innovativa di adeguare la coppa elastica a ogni forma di seno per poi adattarsi ad ogni forma di torace. È in sostanza un reggiseno a forma di bendaggio, di busto, ideato soprattutto per accompagnare le donne nei giorni successivi ad un intervento che possono aver subito al seno e necessario in caso anche di eliminazione di una neoplasia o di una mastoplastica. Le caratteristiche di questo reggiseno hanno permesso di acquisire, anche dopo controlli molto severi, il brevetto italiano e anche quello statunitense. Ma per ottenere questi riconoscimenti, questo prodotto ha dovuto dimostrare di essere superiore a qualunque altro reggiseno attualmente sul mercato. E quali sono le caratteristiche anche di innovazione e di originalità? Questo è sicuramente un reggiseno che può essere utile anche per riprendere le attività sportive quotidiane, piuttosto che un'ideazione ingegneristica per assicurare confort e sicurezza nei movimenti senza gravare sulla colonna vertebrale. L'ideazione di questo primo reggiseno bustino e che benda completamente la donna interessata è stato messo a punto da Carla Pitarelli, che è la nostra ospite, paziente, designer, pittrice, insomma sono molte le caratteristiche che la contraddistinguono. Buongiorno Carla Pitarelli. Buongiorno Daniel, grazie di questa bellissima presentazione. Tutto è nato come innanzitutto? È nato perché io all'apice del mio successo creativo nel campo di designer grafica, infatti avevo fatto la campagna italiana per X-Men 1, lavoravo con le major americane, anche con produttori italiani naturalmente, per tutta la pubblicità che riguarda film, anche teatro, no? Era la mia passione. Mm-hmm. Improvvisamente mi è venuto il cancro al seno e ovviamente ho dovuto interrompere questi grandi progetti perché non potevo assolutamente stare sul posto. Quindi entrando in ospedale ho sofferto e mi sono trovata ad affrontare una triste realtà che purtroppo molte donne oggi sono costrette ad affrontare, donne anche sempre più giovani. La cosa più importante è che si ammalano sempre più, ma si guarisce sempre di più, nel senso che le donne oggi hanno a disposizione tanti strumenti che sono la prevenzione e tanti buoni medici che le assistono, perciò il cancro può essere curato con grandi risultati, soprattutto grazie alle campagne, soprattutto della LILT e di tante altre associazioni. Senta, Carla, ma lei ha subito diverse operazioni, come ci ha scritto anche nella mail che ci ha inviato italiachevacchiocciolarai.it, fino a esatto. Che, terminata una di questi interventi che ha subito, un giorno, finalmente, togliendo le bende che accompagnavano il post-operatorio, si è guardata allo specchio e ha visto ed è stato uno shock. Perché? È chiaro, perché io ero un atleta e poiché dipingo e
a volte usavo anche il mio corpo come modella, perciò io amo l'estetica, amo lo sport, amo essere mamma, amo essere artista, imprenditrice. Avevo tanti ruoli, quindi quando mi sono specchiata, mi sono vista sfregiata, ovviamente non mi ha fatto molto piacere, soprattutto quando ho visto che il bendaggio con che veniva applicato con cerotti mi aveva creato delle piccole ulcere, delle piccole piaghe. Quindi mi sono rivoltata contro il medico e insomma lui mi ha detto: signora, si calmi, ma perché non fa lei qualcosa, visto che è così creativa? E quindi, un po' incoraggiata dal dottore, avendo visto altre pazienti in condizioni peggiori della mia, e con le mie competenze ho pensato di creare qualcosa che potesse aiutare le donne a rimettersi in piedi presto, sentirsi attive subito, cioè e mantenere anche la propria identità, no? Sentirsi esatto. Anche a posto, sia spogliate sia vestite. Così ha disegnato questo prototipo del reggiseno bustino bendaggio e da lì ha avuto anche quale tipo di riscontro fino a oggi? Io ho lavorato moltissimo perché ho lasciato il mio lavoro per dedicarmi a questa cosa, per farla partire. E molti medici hanno apprezzato e hanno testato in sala operatoria, hanno visto che si riducevano addirittura i tempi della sala operatoria con un grande risparmio, quindi a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Tutto questo mi ha incoraggiato a continuare, fino a che ho girato tutta l'Italia, dopo aver fatto il modello approvato appunto da questo mio medico. Ho girato e ho cercato proprio l'eccellenza italiana, dal nord al sud, fino a che non ho trovato una fabbrica di tradizione familiare che ha realizzato insieme a me questo prodotto. Ormai questo è un prodotto. Io ho un sito dove si possono vedere tutte le caratteristiche tecniche, dove tutte le donne possono conoscere, certo, che cosa entrare succede in contatto anche con questa sua esperienza, un'esperienza umana, però anche certo, di creatività. Lei oggi è guarita, la cosa più importante, Carla. Assolutamente, io l'ho testato su me stesso nel corso di 7 operazioni, migliorandolo di volta in volta. Non solo sono guarita da 3 tumori, ho fatto anche una mastectomia, ho fatto varie ricostruzioni estetiche, ora il mio fisico è a posto e mi curo soprattutto con la meditazione, con l'alimentazione, con lo sport e cercando di portare avanti questo progetto con molta passione e cercando soprattutto l'appoggio di un'industria capace di distribuire questo prodotto anche negli ospedali. Quindi ecco l'appello che lei rivolge anche ai nostri ascoltatori, a chi dovesse occuparsi di questo settore delicato del post-operatorio, di prodotti anche ausili, è quello di poter andare a prodotto nuovamente con questa sua ideazione. Assolutamente, il prodotto esiste, c'è anche la filiera di produzione. Comunque io, essendo una designer e un artista, gradirei veramente trovare appoggio a livello nazionale. Noi glielo auguriamo allora, Carla Picarelli, con tutto il cuore. Grazie per la sua testimonianza all'Italia che va, i migliori auguri e ci tenga aggiornati anche questa sua passione nuova nel designer anche e nell'aiuto per i servizi del post-operatorio. Grazie. Io la ringrazio e auguro una buona giornata a tutti gli ascoltatori.